È un impegno che ci creerà sicuramente qualche difficoltà, dove però dobbiamo far valere la nostra superiorità e dobbiamo passare il turno. Abbiamo guardato questa squadra, ho mandato anche Andrea Zoli a visionarla poi nella partita di ritorno e abbiamo constatato che è una squadra molto ordinata e che sa stare in campo, per cui queste società, queste squadre che hanno il concetto di assieme, che hanno il modo di stare in campo in maniera ordinata e di conseguenza anche poi corta e riconoscono qual è la ripartenza, riconoscono di non lasciare spazio agli avversari, si fa sempre fatica, per cui delle insidie le nasconde e dobbiamo essere bravi. Da un punto di vista mio io non prometto mai niente se non, come ho detto più volte, grandissima disponibilità al sacrificio, grandissima professionalità, grandissima applicazione nel lavoro quotidiano. Non posso promettere altro se non la constatazione del fatto che la squadra è rimasta grosso modo la stessa e, come dicevate voi anche l'anno precedente, una squadra forte, per cui si riparte dalla squadra forte. Mi sembra che abbia lavorato nella maniera corretta e che sia nelle condizioni di poter passare il turno contro un avversario rispettabilissimo come il Gent, però da un punto di vista mio io ritengo che la mia squadra sia più forte. Ma il mio lavoro deve sempre combaciare con quella che è la disponibilità e le prese di coscienza corrette da parte dei calciatori. Se i calciatori la identificano in una competizione, come ha detto lei, di seconda fascia, già sbagliano di partenza. Di seconda fascia, probabilmente ora che ci sono 100 nomi, passando 2 turni ridiventa una competizione di prima fascia perché si va a trovare tutte quelle che poi hanno giocato la Champions, sono arrivate a dei buoni livelli anche in Champions e hanno esperienze importantissime. Senza andare poi a ricordare che quelli che si atteggiano in maniera sbagliata andando ad incontrare degli avversari di qualsiasi livello poi battono sempre i denti, per cui faranno bene se credono poi di dare una relativa considerazione agli avversari che incontreranno domani sera, a guardare per bene il video che faremo vedere o a riordinare le idee, perché a noi è già successo in precedenza di rimanerci male, ecco. Considerare inferiori gli avversari o di seconda fascia. Per me gli avversari sono tutti avversari e di prima fascia, perché mi è successo di vincere, ma spesso anche di perdere nel calcio e so poi delle qualità di base di cui dobbiamo far uso e la prima si chiama assoluto rispetto. Allora, non si sblocca il mercato della Roma? Non è vero, perché la prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di andare a prendere la comproprietà di Motta. Per cui lì c'è stato subito un segnale di quelle che sono le volontà. Poi è chiaro che bisogna poi rendere conto a quelli che sono ormai nel calcio i numeri di una società. E di conseguenza andare a fare delle operazioni proprio in base a quelli che sono i numeri che ci portiamo dietro in questo momento qui, ecco. Dovremo fare delle operazioni, come si è detto precedentemente, anche in uscita, e però per fare operazioni in uscita bisogna che li vengano a chiedere, per ora non c'è stato niente, per cui siamo lì alla finestra pronti, se non fosse così. Manterremo la stessa squadra, che è una squadra forte. Cruz è un calciatore forte, un calciatore completo, un calciatore che ci interessa come ce ne interessa un altro, ci potrebbe interessare. Poi è chiaro che dobbiamo sempre far testo poi a quelli che sono i nostri numeri e se uno rientra nei numeri bene, se no niente. Ritengo giusto la premiazione che è stata fatta in Campidoglio a Francesco Totti perché
il primato raggiunto da lui merita sicuramente una considerazione, perché è un orgoglio cittadino il numero che ha raggiunto Francesco Totti, ma anche nazionale. Di conseguenza corretto che gli sia stato dato questo riconoscimento dal sindaco Alemanno. Grande forza, anzi sarei contento che i calciatori della Roma l'avessero vista, io l'ho vista in televisione, perché bisognerebbe avere la sua forza. Di conseguenza faccio i complimenti ad Alessia, complimenti per la forza dimostrata, e dietro c'è sicuramente un lavoro profondo, un impegno totale, privandosi anche di qualcosa per fare questi primati, per fare questi numeri. Come faccio i complimenti alla Pellegrini, perché è una nuotatrice nostra, e vedendolo sempre in televisione anche per l'organizzazione. Ogni volta che un mio calciatore si fa male è come se mi sbucciassi anch'io, perché sento male anch'io, però è una cosa che succede nel calcio. Cercherò di stare più attento in futuro, e in questo c'è legato il discorso di Vucinic, perché voglio che non gli accada niente. C'è legato il discorso di Vucinic per domani, perché voglio che non gli accada niente. O sono sicuro di essere escluso da una eventuale, poi da un eventuale posizione, di essere mirato in base a quello che gli potrebbe essere un'eventuale responsabilità in base a quello che gli potrebbe succedere, o se no non gioca domani, sta fuori, o me lo mettono sicuro al 100%, se no sta fuori, nel dubbio, proprio per andare incontro a quello che spesso avete alluso voi in precedenza, cioè che bisogna avere il rispetto poi per la tutela della salute dei calciatori, e siccome l'ho fatti giocare moltissimi l'ho fatti giocare quando poi non stavano bene, quest'anno ho la certezza e li vedo lavorare e trottare nella maniera giusta negli allenamenti, ho nel dubbio fuori, e sono tre calciatori sui quali possiamo fare affidamento, perché Andreolli, come giustamente riportato, poi ce l'hanno chiesto in più di una società, e lui poi avrebbe piacere di misurarsi con la categoria senza essere messo poi in conflitto con altri calciatori, o di essere rassicurato da un punto di vista poi delle presenze fatte, cosa che io non posso assolutamente fare, però per mettergli a disposizione questo bisognerebbe avere poi un reparto fornito di un certo numero di calciatori. Ceci l'ho trovato maturato, l'ho trovato migliorato, l'ho trovato molto interessante da questi strappi fatti di qualità che lui ha nelle capacità e nelle caratteristiche.